Allora, è il momento e siamo anche un po' in ritardo oggi per dare il benvenuto al nostro re del lunedì. Buonasera, e risottolineo buonasera a Lapo Mazzafontana. Il nostro... buonasera cari sudditi, buonasera. Buonasera al nostro maestro di Galateo, del quale ormai abbiamo sfruttato ogni singola parte corporea, metaforicamente parlando. E del lapo non si butta via niente. Proprio come il maiale del lapo non si butta via niente, e quindi siamo giunti alla conclusione che d'ora in poi le lezioni di Galateo avverranno con la metodologia già vanamente applicata in Parlamento del question time, e dico vagamente perché quasi mai il question time in Parlamento serve a qualche cosa. No, beh, è totalmente inutile, ma vabbè, ma esatto, comincio io per dare un esempio ai nostri ospiti dell'associazione Arché, che potranno fare le loro domande piuttosto che gli ascoltatori al 331 6214 013 via sms, allo 02 33 001 001 via telefono, tutto alla grande sul muro di Facebook, sì, piuttosto che alla mail, per esempio, tra Radio Popolare. Ecco, chi telefona sia molto conciso. Molto conciso, sì. Comincio io, una domanda che mi è venuta in mente stamattina ero sui mezzi pubblici, c'era davanti a me una persona sicuramente di una certa età, ma non così visibilmente anziana da doverle cedere il posto. E allora io, per paura di sembrare maleducato, di darle della vecchia, non gliel'ho ceduto. Ho fatto male? Era una signora questa? Sì, una signora. Allora in questo caso il suo comportamento non è censurabile, perché in effetti è una sensibilità così estesa che non possiamo altro che avvallare. Ah, addirittura? Sì, quindi, io pensavo che fosse stato un cane malato. Nel dubbio, piuttosto che dargli dell'anziana... non la fai sedere. No, ricordiamoci che il Galateo in questo senso cura molto le sensibilità peculiari, per cui non possiamo, sì, naturalmente, insomma, a insindacabile giudizio dell'attore dell'evento, insomma, naturalmente. Poi, se in questo caso la sensibilità debba essere estesa a una vecchina ottuagenaria che si trascina, insomma, in maniera così periclitante, non lo sappiamo. Seconda domanda del question time. Seconda domanda, ne approfittiamo per avanzare anche così l'argomento dell'ultima parte di trasmissione. I piccioni a Milano e in campagna, che ci rompono un po' le palle, diciamolo, vanno presi a fucilate o vanno capiti? Secondo le regole ferree del Galateo, sempre. Ma questa è un'altra domanda delle 100 pistole. Naturalmente non vogliamo sparare sui... Ma che cazzo è la domanda delle 100 pistole? Che fra l'altro, allora, a questo punto mi immagino che lei voglia sparare a pistolate. Ma invece io ero per capirli, non lo so, scusi, i poveri piccioni. Ma soprattutto con lei fanno la carica delle 101 pistola? Le matte risate. Allora, come ci si comporta nei confronti degli animali molesti? No, degli animali molesti, effettivamente una risposta va data così a livello istituzionale. Non possiamo noi metterci a sparacchiare, se non fossimo nella nostra riserva di caccia privata. Chi non ha nei propri cahiers de doléances di non avere una riserva di caccia privata? Diciamo, lei è un cretino. Al pari del caminetto battaglia che facendo l'inverno scorso, sì, che magari riprenderemo, certo. Al pari del caminetto chiunque dovrebbe avere una riserva di caccia personale, e naturalmente per chi non ce l'ha viene la voglia di sparare al piccione. Io questo lo posso anche capire, però non è carino, non è chic cominciare a sparare sulla pubblica piazza, soprattutto poi bisognerebbe intendersi su che cosa si vuole sparare, oltre ovviamente agli improperi o all'indirizzo del governo, ecco, naturalmente. Terza domanda del question time, poi ne chiediamo una anche ai nostri ospiti dell'associazione Arché. Allora, sabato sera ero a cena in casa, quindi non al ristorante, moderatamente elegante. La padrona di casa a un certo punto si è trovata un filamento di rucola lungo 7 centimetri tra i denti, e visibilmente erano tutti, insomma, imbarazzati, non sapevano se dirglielo, se non dirglielo, cosa fare, eccetera eccetera. A un certo punto gli ho chiesto se le scappava per caso la pipì, perché così andava in bagno e già che c'era si guardava.
Cosa dovevo fare? Ma mi pare di che questa è una citazione dal celebre episodio di Monty Python, Meaning of Life, il senso della vita. Allora, no, c'è... è una citazione dei miei weekend, però va bene, posso anche rigiocarmela così io. Ma no, ma perché sembra non dirle di andare a fare la pipì invece di dirle manifestamente di togliersi semplicemente la rucola dai denti, sembra appunto la signora, quella dello sketch, che si allontana dicendo che di avere il flusso troppo abbondante invece di... Capito? Perché invece quando c'è quello che vomita per terra, e no? Quindi? Per cui mi sembra che abbia sbagliato opzione. No, in questo caso va detto senza dubbio, ma molto semplicemente basta dire: cara, hai dell'insalata fra i denti. Sì, hai una foglia enorme di insalata che ti copre la dentiera. Hai un ficus Benjamin fra i denti. Adesso è tre... terra di ficus. Abbiamo tra i nostri tre ospiti, anzi colleghi, Francesco, che voleva porle una question, caro il nostro maestro. Grande maestro Lapo, buonasera, come rispondiamo a una donna che dopo anni di relazione richiede di nuovo un corteggiamento? Ah, ma questa è una domanda delle 300.000 pistole. Abbiamo 50 secondi, 50 secondi. Guardi caro, Non posso che risponderle che bisogna assolutamente aderire alla sua richiesta. Sai che ne ero certo? Assolutamente, anche perché sarebbe demenziale il contrario, sarebbe rivolgersi quelle 300.000 pistole direttamente contro le proprie gonadi. Ma sono grandi costi poi. Lo so, però d'altra parte qualcosa bisogna lasciare giù, caro radioascoltatore, che non mi hai detto come ti chiami. Ma no, io... è un collega. Chiedo scusa. Bisogna assolutamente cedere a queste richieste assolutamente irricevibili. Lapo, grazie. Siamo in GR, dimmi solo sì o no, ti piace il nuovo formato Question Time? Moltissimo, oh. Anzi Toto cielo, molto bene. Una sola citazione in latino, quindi niente numero delle tue amiche poppute. Ciao, grazie. Ciao. Bisognerà spiegarla anche questa. La dobbiamo spiegare. Dopo tre citazioni di Latinorum deve dare i numeri delle sue amiche, sì. Che millanta di avere. Ma non tanto perché noi le vogliamo, quanto perché bisogna in qualche modo tarpargli le ali a lui, che no va avanti con il Latinorum.